Un'altra presa estremamente efficace, in particolare nella fase neonatale, cioè nei primissimi giorni, è la cosiddetta presa di transizione. Questa presa è molto utile perché i bambini appena nati non si tengono bene testa, collo e schiena e quindi tendono a insaccarsi. La mamma spesso non ha ancora acquisito manualità e quindi quando cerca di mettere il bambino al seno non riesce a farlo attaccare nel posto giusto e nel momento giusto. Deve prendere quindi il bambino con il braccio opposto al seno, mettere la mano tra le scapole e le dita intorno al collo. Ok, il seno viene sostenuto se ce n'è bisogno con la mano dello stesso lato e in questo modo si ha un controllo molto più rapido del momento in cui il bambino apre bene la bocca. Quando apre bene la bocca, la mamma sarà molto più veloce ad attaccarla al seno. Benissimo.